Quando si tratta di analisi fondamentale relativa al mercato del mondo cripto, si hanno una serie di dubbi, ragazzi, perché in realtà non esiste proprio una materia che parla di questo. Non esiste una serie di indicatori che noi possiamo andare a guardare relativamente a un progetto di criptovalute per capire se ha dei buoni fondamentali. Per esempio, nel mercato holding noi guardiamo il PE, Price per Earnings, oppure possiamo guardare i bilanci, oppure possiamo cercare di capire quali investimenti stanno optando il management, il CEO o l'amministratore delegato della multinazionale azienda o chi che sia, quali progetti stanno inventando, quali sono per esempio i dati di vendita. Ci sono tantissimi indicatori di analisi fondamentale nel mercato hold che possono essere guardati e sono assolutamente oggettivi. E sì, perché il problema dell'oggettività dell'indicatore è il reale problema dell'analisi fondamentale nel mercato delle criptovalute. Come si fa l'analisi fondamentale nel mercato delle criptovalute se non abbiamo indicazioni oggettive? Non c'è ancora l'adozione nel mondo socio-economico, per cui io posso dire qual è il business di questo progetto cripto, quanto sta guadagnando in sostanza, ragazzi, perché poi alla fine quello è il concetto di fondo. Attualmente l'analisi fondamentale del mercato criptovalute si fa analizzando i progetti informatici, che sono assolutamente molto molto belli da analizzare, molto rilevanti. Però la domanda è questa: se noi dovessimo fare degli investimenti di natura finanziaria su un progetto che appare da un punto di vista di logica di white paper, di progettualità tecnologica assolutamente valido, basta semplicemente leggere il white paper, basta semplicemente capire il management e il team di sviluppo se sono seri o non sono seri per comprendere dove stiamo andando, oppure gli analisti finanziari che fanno la gestione degli investimenti deve rigorosamente guardare anche qualcos'altro? Questa è la domanda a cui risponderemo in questo video di oggi. Bene, ciao a tutti, bentornati. Un video più face to face, ma anche estremamente importante per mettere la pulce nel vostro orecchio relativamente a questo tipo di concetto. Anche perché sulla, diciamo, community dei crypto trader italiani e quello che riguarda in generale l'attenzione che abbiamo tutti noi nei progetti del mondo cripto, non c'è molta informazione relativamente all'analisi fondamentale, perché ragazzi è difficile, semplicemente è complessa fare questa cosa. Ho fatto un video per quanto riguarda l'analisi fondamentale, gli indicatori che io utilizzo per fare analisi fondamentale, che sono la transaction fee e il VAI, il mio indicatore, il Wealth Accumulation Index che ho creato per analizzare le balene, ma quella è un'analisi fondamentale che riguarda solo esclusivamente Bitcoin. È vero che poi Bitcoin si porta dietro tutto, però è diciamo in maniera indiretta collegata alle altcoin. Se noi volessimo invece analizzare un singolo progetto, dobbiamo farlo con i classici metodi: andare a vedere il team di sviluppo, andare a vedere il white paper, i progetti del futuro e poi decidere: mi piace questo progetto, secondo me ha una grande valenza. A quel punto io cosa faccio? Vado e compro la relativa criptovaluta, giusto? No. È sbagliato. Perché è sbagliata questa cosa? Perché l'analista finanziario, ragazzi, l'analista finanziario chi è? Quello che decide gli investimenti dove devono andare. Se io decido che devo investire una parte del mio patrimonio su un titolo, uno strumento finanziario, può essere una coin e quant'altro, è vero che faccio un'analisi di natura fondamentale sul progetto, è vero che analizzo la tecnologia sottostante, è vero che magari se sono un'informatica addirittura vado a guardare anche il codice, tutto quello che ne viene fuori, ma questo non basta, perché l'analista finanziario non fa solo questo, ragazzi, non fa solo questo e non può fare solo questo perché c'è un problema di fondo. Non tutte le tecnologie vengono adottate, non tutte le tecnologie sono le migliori di quelle esistenti. E questo il mondo ce l'ha dimostrato in maniera estremamente forte negli scorsi 100 anni, anche di più, ragazzi, da quando esiste l'innovazione tecnologica. Perché
non abbiamo adottato standard che erano i migliori di tutti. Questo è fondamentale comprenderlo. Quindi, anche se analizzate una cripto, un progetto che sia estremamente bello da un punto di vista tecnologico e futuristico, non è detto che il mondo lo apprezzerà. E questo è il problema di fondo, perché il mondo non apprezza quello che è il meglio del meglio, non è così. Apprezza quello che magari per una serie di sfaccettature diventa più familiare, per una serie di sfaccettature va a risolvere una problematica che è più popolare, perché c'ha un aspetto più carino, quindi un marketing magari più evoluto. Insomma, ci sono una serie di fattori che dobbiamo considerare. L'analista finanziario quindi deve tener conto anche del fatto che se una tecnologia è bellissima e appare meravigliosa, ciò non significa che varrà tantissimo in futuro, perché semplicemente potrebbe non essere mai adottata. E ce ne sono tante di criptovalute che hanno delle tecnologie bellissime sottostanti, ma che nessuno se le fila. E quindi io cosa faccio? Vado a mettere i miei investimenti così alla cieca? No, devo un po' scendere, ragazzi, più in profondità. Vi ricordate quel mito greco? Dovete scendere più in profondità. La prima cosa da fare è andare a comprendere questo problema che vi ho detto, perché già se lo comprendete il vostro cervello si apre, open your mind, lo dico sempre. La seconda cosa che dovete fare è andare a comprendere un concetto di fondo: finanza e quindi gestione finanziaria, investimenti e tecnologia, progettualità informatica sono due cose separate e non sempre camminano a braccetto. Sarebbe conveniente camminassero a braccetto perché l'unione fa la forza e perché se fossero unite avremmo delle efficienze meravigliose e sicuramente una spirale molto crescente, ma non sempre è così. Cosa significa? Significa che i money, gli soldi non seguono sempre la tecnologia migliore, ma seguono la tecnologia che magari in quel momento ha la più alta possibilità di sviluppo. I famosi pump, ragazzi, solo che alcuni pump nel mondo delle cripto minuscole sono completamente manipolati e fatti ad hoc proprio per farvi credere questo, quindi dovete un po' proteggervi da queste cose. Come faccio quindi a capire quale è una coin che ha una buona analisi fondamentale e può essere per me inserita nel portafoglio del mio trading, del mio investimento? L'analista finanziario deve rigorosamente analizzare il trend di mercato. Perché, ragazzi, quale valore noi abbiamo che in un mondo del genere fatto di manipolazioni, di pump and dump, di soggetti terzi che decidono in maniera magica di cambiare completamente gestione di quello che stanno facendo? Scompaiono, riappaiono, affermano frasi e poi le tolgono il giorno dopo. Come facciamo a capire qual è l'indicatore effettivamente valido che non mente, ragazzi? È il prezzo di mercato, perché il prezzo di mercato è l'insieme di tutto. Voi avete tutte queste informazioni, la tecnologia, la bellezza della tecnologia, il white paper, sta salendo, sta scendendo, le news, tutte quelle che sono uscite, quelle che dovranno uscire, quelle che sono in cantiere ma noi non lo sappiamo, tutto quello che sta succedendo, dove sta, ragazzi? Nell'incrocio tra domanda e offerta, ok? Molti di voi storceranno il naso perché non sono puristi del mercato, degli equilibri di mercato. Però, ragazzi, nelle criptovalute, ancora di più che in tutto il mondo, gli equilibri di mercato e quindi il livello di prezzo di una cripto nel lungo periodo, non nel giorno X che magari avviene il dump o il pump, è un prezzo di mercato vero, perché in sostanza si incontrano domanda e offerta senza particolari proibizioni, senza l'intervento delle tasse dello Stato, senza l'intervento di una serie di manipolazioni strutturali, come quelli per esempio che fa la Banca Centrale Europea quando deve sostenere la valuta euro. Allora lì è un vero equilibrio di mercato, noi nei mercati cripto nel lungo periodo, cioè abbiamo un livellamento di prezzo a un prezzo giusto. Perciò il prezzo, ragazzi, non vi mente mai. Quindi, ok, che noi andiamo a guardare il progetto e scegliete un paniere di progetti che vi piacciono, ma poi dovete andare a guardare i prezzi sul mercato, altrimenti cosa fate?
state omettendo una serie di informazioni che magari guardano altri stakeholder, che sono i partecipanti al gioco, chiamiamoli così, che sono dall'altra parte del mondo, magari cinesi, asiatici, canadesi, che siano in generale. E quindi voi in sostanza avete delle informazioni che sono piccole, piccole, anche se vi sembrano grandi, perché avete letto il white, avete visto internet, eccetera, ma sono poche le informazioni. Invece, guardando il prezzo, noi mettiamo una pezza a questo tipo di problema, perché cosa facciamo? Andiamo a dire, ma il prezzo, il trend ce l'ha buono? O no? È molto semplice, perché io vi ho spiegato come si fa a capire se un trend è rialzista o meno. È molto semplice, ok, io ho il mio paniere di coin, che ho letto tutti i white paper, mi piace il progetto, sono un informatico, capisco alla grande anche il codice, e ok, stop. Ok, va benissimo ragazzi, ma poi datela un'occhiatina al prezzo. Ok, guardate un paio di video di noi traders, io sono un trader, sono un informatico, quindi guardate i video di noi traders e dite come si fa a guardare se questa coin è ben apprezzata da tutto il mercato? Ok, si fa guardando il trend, mi metto su un time frame orario o weekly, scusate, daily o weekly, ok? E a quel punto guardo il trend, insomma, perché so come si fa. Io ho fatto anche un corso, ragazzi, per gli holders, e dico io quale compro? Investo in quelle che hanno un trend rialzista. Stop! Facilissimo! A volte è più difficile comprendere cosa fare, ragazzi, che farlo, perché in realtà questa è una cosa estremamente facile. Quindi vi piace una coin? Avete analizzato i progetti? Pensate che possa avere dei fondamentali tecnologici di grandissimo rilievo per il futuro? E pensate che questa coin possa fare enormi, enormi movimenti, perché poi in realtà avviene questo. Andate semplicemente a mettervela nel paniere, ma investite solo su quelle che hanno un trend iniziale positivo, rialzista. Se le beccate, a quel punto voi dite: ok, io ho fatto l'analista finanziario, ho analizzato l'analisi fondamentale, ho fatto l'analisi tecnica sui prezzi, ho visto che i prezzi erano tendenzialmente rialzisti, che non c'erano manipolazioni evidenti. Faccio riferimento, per esempio, ragazzi, a quello che è successo sul BSV questa settimana, quel pump di 200 punti, palesemente poi mangiato da uno spike ribassista totalmente manipolato. Allora, se vedete un titolo che fa questo, scartatelo, perché semplicemente trovatene uno che non fa questi tipi di movimenti. Ok? Andate lì. Investite su quelli che hanno un trend rialzista. Io non do consigli finanziari, ma do consigli del buon padre di famiglia, come si dice, e facendo così limitate i rischi di andare contro trend, di andare a prendere dei progetti che magari falliscono dopo un tot di tempo perché la tecnologia era bellissima, ma il mondo non la vuole. Semplicemente così. Ce ne sono stati tanti di questi esempi, ok? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e tirate su un pollicione per questi video. Io spero di darvi sempre un grande contenuto aggiunto e di risolvere tutte quelle domande, quei quesiti che avete nella testa. Perché? Perché io ascolto molto la rete, me lo avete scritto nei commenti, mi hanno scritto questa domanda anche in Academy, allora ho detto: sai che faccio? Ci faccio il video sopra, perché se qualcuno lo scrive, vuol dire che in molti si stanno chiedendo la stessa cosa. Ciao a tutti, ci vediamo venerdì.